In un settore di mercato quasi monopolizzato da Diablo e Torchlight, proporre una propria visione dell'action RPG con derive hack and slash non è sicuramente facile. King Games, sotto etichetta Deep Silver, ci prova con Sacred 3, ereditando un brand piuttosto noto nell'ambiente e spogliandolo di qualunque identità pregressa. Per quanto Sacred 3 abbandoni completamente la tradizione della saga, le terre interessate dal conflitto sono ancora una volta quelle di Ancaria, ed alcuni luoghi noti agli appassionati faranno capolino nel corso dello svolgimento. Il tono scanzonato della trama si ricollega piacevolmente ai capitoli precedenti, ma non è sufficiente a mantenere alto l'interesse nei confronti di una narrazione piuttosto piatta. Come da tradizione per il genere, si comincia con la scelta di una classe tra le quattro disponibili. Il focus è decisamente sul corpo a corpo, con ben tre archetipi dedicati a questa specialità, e solo uno adatto invece al DPS dalla distanza. Al di là dell'arma imbracciata o degli attacchi unici, le quattro classi sono sostanzialmente simili, con la chiara intenzione da parte degli sviluppatori di semplificare il più possibile la formula di gioco. Anche per questo, i controlli sono ridotti all'osso e si sistemano perfettamente su un qualunque pad, adattandosi molto meno volentieri alla accoppiata mouse-tastiera. All'attacco base si affiancano una schivata, una mossa di disabilitazione utile per togliere di mezzo gli scudi e disattivare eventuali marchingegni offensivi, e due attacchi speciali, differenti per ogni classe. Procedendo nell'avventura sarà possibile sia sbloccarne di nuovi, sia potenziarli. Al di là della semplicità dei controlli, la varietà offerta dagli attacchi speciali è in ogni caso piuttosto limitata, anche a causa dei loro effetti, piuttosto scontati tanto graficamente quanto dal punto di vista del game design. Una volta affrontata qualche ora di gioco, emergono i tratti caratteristici di un level design molto classico e decisamente propenso alla ripetizione. Gli incontri con le diverse tipologie di nemici riescono a impegnare non poco, anche a causa dell'intervento di avversari dotati di abilità magiche particolarmente dannose, il cui casting va fermato entro tempi brevi con la mossa di disabilitazione. Se sotto questo profilo tutto funziona come da tradizione, dopo qualche ora di gioco ci si renderà conto di come il level design tenda invece a ripetere ossessivamente le medesime soluzioni. Non aiuta la strutturazione del mondo a compartimenti stagni, con una serie di livelli autoconclusivi legati solamente dalle sequenze di intermezzo filmate. Il tutto è stato probabilmente studiato per favorire la rigiocabilità, purtroppo frenata dall'assenza del fattore loot. La decisione degli sviluppatori di eliminare completamente quest'ultimo rappresenta una scelta molto compromettente dal punto di vista della longevità complessiva. I personaggi otterranno occasionalmente nuove armi, ma in numero molto limitato e solamente progredendo nella storia. Inutile dire come questo comprometta in maniera quasi totale qualsiasi spinta a rigiocare l'avventura, di per sé in grado di impegnare per un tempo non superiore alle 8-9 ore. Se non altro, l'enfasi nei confronti della cooperativa è giustificata dall'effettiva validità di quest'ultima. Con i nemici rinforzati man mano che nuovi compagni si aggiungono in tempo reale, fino ad un massimo di 4, il divertimento aumenta esponenzialmente rispetto all'incedere in solitaria, sebbene rimanga il problema generato dalle abilità poco originali. A questo bisogna aggiungere qualche problema di stabilità del netcode, con episodi di lag e occasionali disconnessioni. Dal punto di vista grafico, nonostante lo sviluppo orientato al settore console, la versione PC da noi provata ha dimostrato risultati interessanti dal punto di vista del rendering. Texture ed effettistica si presentano decisamente al passo con i tempi. Sacred 3 prova con coraggio a fare molte cose tutte assieme. Da una parte cerca di riavviare una serie che ha sempre faticato a trovare una propria identità, dall'altra propone una formula hack and slash molto classica, privandola però dell'elemento loot. Un progetto ambizioso, forse troppo, per un team ancora giovane. Il risultato è un action RPG che scivola via senza lasciare il segno, non certo malvagio, ma privo di inventiva e scarsamente ottimizzato, oltre che poco rigiocabile. Al prezzo attuale di vendita, seppure leggermente inferiore a quello pieno, le ore di intrattenimento offerto non sono molte e soprattutto rischiano di non portare con sé la sanguinaria e persistente soddisfazione solitamente garantita da titoli di questo genere.